sono all'apice di un bel niente, perché se no vuol dire già sono arrivato, voglio farmi ancora estra. Però le motivazioni sono perché ho trovato una grande onestà nella scrittura, una grande onestà nei collaboratori, una partecipazione collettiva anche del territorio straordinaria e commovente, una volontà di far nascere questo film contro tutto e tutti, perché è un film non facile. Quando dico non facile non significa che è difficile, significa che non è facile. Quindi un grande desiderio di farlo nascere e volevo far parte di questo entusiasmo. Il personaggio di Sette, di un personaggio collante che lega tutte le sue storie della senza eroi. Sì. Sì, è un personaggio che fa una domanda ad ognuno dei personaggi della storia. E la domanda che pone il personaggio è quella di dargli una risposta del perché non si debba suicidare, quindi è un po' un modo per interrogare anche gli altri e sapere, insomma, e quindi è un po' il collante, come dicevamo, della storia. Antonio, il tuo personaggio non parla molto, però esprime molto quello che passa, se ha importante, no? Sì, è un po' il personaggio Deus Ex Machina, nel senso che arriva e scompiglia un po' la vita di tutti i personaggi. In realtà forse è vittima anche Rigo di un vuoto, che però è di un peso, di una colpa che scarica in maniera egoistica in qualche modo. Quindi, pensando sostanzialmente a sé, e da lì poi scaturiscono altri eventi fino a qualche anno alla fine del film. Ovviamente non diremo che è meglio guardare il film. Domanda: il film è stato realizzato in 15 giorni, quindi perlomeno la parte dello shooting, per poterlo realizzare c'è bisogno di una fortissima empatia. Parlando con Raffaele Del Zio, diceva che c'è stata una forte complicità tra tutti voi, confermate? Assolutamente sì. No, è vero, altrimenti no, saremmo affondati dopo due giorni di ripresa. C'è stata una grossa preparazione anche tecnica del film prima, quindi siamo arrivati sul set con le idee molto chiare. E nonostante questo c'è stato anche spazio per porsi ulteriori domande, certo? Quindi comunque... Allora, questo non vuol significare che i film si possono fare in 15 giorni. Questo qui è stato fatto perché altrimenti non sarebbe nato. Quindi c'è stato un grandissimo sforzo da parte di tutti. Ovviamente vuol dire che è stato preparato per 8 mesi prima, almeno. Siamo stati fortunati però, perché in 15 giorni non è facile fare un film, anzi è impossibile. È un film ricco di interpreti, o perlomeno c'è la parte esterna molto minimalista, no? Spesso vuota tutto ciò che è lo scopo. Quindi c'è una componente di attrazione, ho trovato questo. E continua la domanda, cioè, una cosa bella o una cosa brutta? Una cosa molto bella, no? Perfetto, io condivido. C'è componente teatrale, c'è anche negli attori, tutti gli attori di questo film, la maggior parte proviene dal teatro e grazie a Dio ultimamente sembra che il cinema stia adottando molto gli attori di teatro che hanno fatto un percorso di preparazione alle spalle, quindi è una buona notizia, secondo me. Perché ho semplicemente perché ho fatto teatro, quindi è una buona notizia per me. Sì, questa è una domanda provocatoria, che sono dal teatro, il concetto di sacrificio di tempo, di gavetta, sembra quasi tendenza a scomparire, no? Nel senso che fai per esempio 15 episodi del Grande Fratello e ti fanno fare 800 film della protagonista. Da persone che provengono comunque dal teatro e hanno fatto una lunga gavetta, qual è la vostra idea? Io sto ancora facendo la gavetta. No, ma io non sono per niente critico con quel tipo di artisti. L'importante è avere chiaro cosa ci si vuole fare nella vita. Se io, cioè, sono persone che hanno delle capacità enormi, per esempio c'è un attore a me che non c'è più e che io stimavo tantissimo, che era Taricone. Lui ha avuto la capacità, lui aveva una preparazione anche intellettuale non comune. Lui ha avuto l'intelligenza anche imprenditoriale di capire, di prendere una scorciatoia, però dietro c'era della sostanza. Il problema non è come, il problema è perché. Quindi perché no, magari dal Grande Fratello qualcuno capisce che quella è una strada per
farsi vedere perché ha dei contenuti da trasmettere poi in una seconda possibilità. Però ognuno deve fare quello che sente. E se uno vuole fare soldi nella vita perché vuole fare serate, le cose così, facesse quello perché va benissimo. Ognuno fa il suo percorso in base a quello che sta cercando. Io non sono per niente critico a questi personaggi. E d'altra parte troverà il pubblico adeguato al suo percorso. A me capita... È sempre una questione di scelta. Sì, sì, sì. A me capita spesso di avere a che fare con giovani attori che iniziano, no? Insomma, qualche volta in qualche workshop che faccio, e chiedo sempre perché hai scelto di fare l'attore. Perché lo fai. Diciamo, poi la risposta è in base a quello che ti dai, scegli i percorsi da fare. Ultima domanda, cosa usate a senza? Che cosa vogliamo? Che sia apprezzato, che sia un film che lasci qualcosa dentro e che ci sia un passaparola, insomma, per far che faccia sì che il film possa arrivare insomma, del tempo. Non lo so, non ti so rispondere. Non ti so rispondere. Sì, io invece ho una domanda su Hannibal, la serie TV americana, in cui lei sarà il commissario Pazzi. Sono stato, certo. E se si è ispirato in qualche modo al commissario Giuttari di Firenze, perché molto spesso sono collegate le storie che ha scritto Harris al mostro di Firenze, oppure se da dove ha pescato questa interpretazione? Guarda, è stata pescata dalla sceneggiatura, addirittura ho evitato anche di vedere il lavoro di Giannini, altrimenti mi sarei vergognato di me stesso, perché parliamo di un grossissimo attore. Quindi è stata una collaborazione, intuizione rispetto alla sceneggiatura, rispetto a quelle cose che sapevo e rispetto anche a quel lavoro con la regia e con gli altri attori.